Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, scusatevi l'inquadratura veramente di fortuna, ma sono appunto qui nella mia casetta a Trieste e non ho il treppiedi per la videocamera, eccetera, eccetera. Comunque ragazzi, adesso mi sto truccando, quindi scusatemi se guarderò poco verso di voi, non vi guardo tanto negli occhi, scusatemi perché appunto ho qui il mio beauty case super peluscioso e intanto mi trucco perché vado a fare i colpi di sole oggi e taglieremo anche i capelli, quindi nuovo look totale e sono emozionata, ok. Allora, mia family, in realtà ho passato delle giornate di inferno perché sono arrivata a Trieste, dovevo fermarmi 2 giorni, vi ho avvisati su Instagram ma non su YouTube, quindi mi scuso qui se sono mancata su YouTube, ma sono stata male, cioè sono arrivata a Trieste, dovevo fermarmi 2 giorni e poi dovevo andare a Milano. Invece sono arrivata a Trieste, dopo un giorno che ero qua, ho iniziato a stare male ed ho passato praticamente tutta la settimana a letto. No, non ho il Covid, ve lo dico subito, il medico non mi ha fatto rifare perché io avevo già fatto il tampone un giorno prima di sentirmi male e 2 giorni prima di sentirmi male, ma non mi hanno fatto fare il tampone perché i miei sintomi non erano quelli del Covid. Io il mio problema quando sono molto stanca, magari stressata, eccetera, perché faccio mille cose, non mi fermo mai, ed è una cosa che mi capita da anni, è che mi si abbassa la temperatura. Quindi il mio problema è che, appunto, invece di, cioè io mi sento la febbre, però in realtà la mia temperatura si abbassa. E ragazzi, ieri è stato il primo giorno in cui io ho avuto di nuovo una temperatura da persona viva, cioè da umana, non da cadavere, perché no. Avevo praticamente 35,1. E la sensazione che hai, sto usando il fondotinta di Marc Jacobs, la sensazione che hai quando hai la temperatura del corpo bassa è più o meno quella che hai quando hai la febbre, no? Quindi io avevo, cioè mi capita spesso questo, cioè mi capita spesso, ogni tanto tipo mi capita sta cosa, e appunto avevo la temperatura del corpo bassa. Ieri per la prima volta ero sui 36, ragazzi, vi giuro, ero 35,1, 35,3, poi 35,5 e appunto finalmente 36 e 1, e ieri addirittura 36,5 sono arrivata finalmente alla mia temperatura normale. E poi mal di gola, ma non nel senso, non proprio mal di gola, più che altro mi si arrossa la gola e mi vengono le afte sull'ugola. E questa cosa, accompagnata alla temperatura del corpo bassa, è quello che a me succede quando sono troppo stanca e non riposo. Il mio corpo mi dice: Nicole, ma magari perché non ti fermi un po'? Magari è il caso, no? E quindi questo è quanto, ragazzi. Quindi non, cioè, non ho avuto tosse, tutti i sintomi tipici. Questo è il fatto, l'abbassamento della temperatura corporea. E quindi però adesso sto meglio, non sono ancora al 100% perché mi sento ancora un po', come si dice, tipo cagionevole, no? Quando ti sei appena un po' ripreso, che ti senti ancora un pochino così deboluccio e quindi un pochino mi sento ancora così, però ragazzi, tutto sommato mi è andata bene perché veramente avevo paura di stare male per chissà quanto tempo, perché nel 2017, se voi vi ricordate, ero stata molto molto male con la stessa identica cosa e mi era durata un mese e mezzo. E quindi diciamo che questa volta sono stata fortunata perché appunto 5 giorni e mi sono rimessa in sesto e sono anche stata molto fortunata perché sono riuscita a riprogrammare quasi tutti gli appuntamenti e adesso sono qui a Trieste per il weekend perché naturalmente non ha senso andare a Milano di sabato o di domenica, però appunto vado a Milano. Com'è questo fondotinta? Mi sembra giusto come colorazione. Vado a Milano lunedì e poi torno su a casa martedì dai gattoni. E per fortuna che c'è Demelza. Poi in realtà vieno a trovarmi anche Neil. Quindi sì, sono tranquilla per questo perché ovviamente mi preoccupavo tantissimo per i gatti perché non può essere che mi succeda di stare male quando non sono con i gatti. Comunque ragazzi,
pellicine sul naso, not happy about it. Cioè, ho tutte queste pellicine sul naso orribili. Vabbè che con la mascherina non si vede niente in realtà. Ma ragazzi, ditemi una cosa, ma voi, no? Li comprate ancora i prodotti labbra? Cioè, perché ho sentito che nessuno sta più comprando rossetti o gloss da quando c'è l'obbligo di mascherina. E capisco, perché alla fine, cioè, lascia soltanto macchie e non ha molto, molto senso. Ma io vi devo dire che di solito il rossetto lo metto comunque, anche sotto la mascherina, ma sono l'unica, perché in realtà effettivamente pensandoci non ha tanto senso, però ragazzi non so perché sarà abitudine, ma io lo metto comunque. Per recuperare comunque per i giorni di assenza, oggi cercheremo di fare un vlog bello lungo, anche se i programmi per oggi, allora oggi mi vedrò con una mia amica e poi invece penso di sera di andare semplicemente un po' da mia mamma, così approfitto per stare un po' con i miei in questi giorni, visto che poi non so quando li rivedrò, perché non so poi quando ritornerò in Italia, viste tutte le restrizioni eccetera, non è appunto, non è comodissimo viaggiare in questo momento, quindi penso che poi per un po' non tornerò in Italia. Mi devo lavare le mani, ragazzi. Cipria usa la Primed and Poreless di Too Faced, che come sapete mi sta piacendo molto. È trasparente, leggera. Anche se queste pellicine sul naso onestamente non me le spiego, forse devo fare uno scrub. Però sono contenta perché il fondotinta direi che è veramente, veramente giusto come colorazione. Comunque ragazzi, probabilmente adesso non le vedrete tanto nere le ciglia perché ho applicato correttore ciper eccetera e le ho coperte, però ho fatto la laminazione ciglia, quindi ho le ciglia belle, scure, incurvate, adoro ragazzi. E mi chiedete sempre dove vado a Trieste a fare la laminazione ciglia, vado sempre da Daniela Studio, la trovate su internet, basta cercare Daniela Studio Trieste, magari vi lascerò i suoi link qua sotto nel box informazioni, perché mi chiedete sempre a Trieste dove vado, ragazzi, vado sempre e solo da lei, è la migliore assolutamente a Trieste e ne ho provate diverse, ma lei oltre ad essere molto molto brava ha prezzi ottimi ed è anche una bella persona lei, quindi penso che bisogni sempre appunto dare credito a chi è bravo e si impegna ed è anche appunto una bella persona e ci tiene e a lei piace tanto quello che fa e ci tiene, quindi io vi consiglio sempre di andare tantissimo da lei appunto qui a Trieste. Se siete della zona vale la pena venire a Trieste per andare da lei, fidatevi, fa comunque anche extension e ho fatto anche la laminazione alle sopracciglia tra l'altro, e ragazzi sempre sempre da lei, però adesso devo pettinarle e basta ragazzi, adesso finisco di truccarmi che se lo faccio tardi, noi ci vediamo tra poco direttamente da Goran. Trucco completo ragazzi, ho messo il Love You Back di MAC come rossetto, mascherina e usciamo. E se i miei capelli sono un disastro ragazzi è perché non li ho sistemati, perché ovviamente vado dal parrucchiere, sono scena, cioè sono sceni, lo so, mi rendo conto. Adesso sistemiamo, andiamo, ci siamo ragazzi, guardate da dietro quella foto lì, di chi è? Sono io, bellissimo venire qua a vedermi. Comunque ci siamo, i miei capelli sono un disastro ma adesso sistemiamo tutto quanto e faremo questo taglio epico ragazzi, epico. E altra cosa che devo fare assolutamente sono le unghie, perché il mio semi permanente nel frattempo è andato veramente a farsi benedire ragazzi, la situazione è tragica come potete vedere, però le mie unghie sono lunghe quindi non dovrei doverle, non le taglierò troppo, non le limeremo troppo. Ok, ho appena parlato con Franzè, che mi fa sempre 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 lui il colore, e avevo deciso di fare non solo i capelli soliti, i miei colpi di sole sulle radici, ma di aggiungere anche un tocco di colore che probabilmente molti di voi già si aspettano da me, però ve l'avevo anticipato che volevo fare anche qualcosina, quindi altro non vi dico perché vi farò vedere l'effetto finale. E sto inquadrando la mia immagine, guardatemi, bellissimo, anche quel rosa che avevo qui, questo qua, il numero 1, ok, non era affatto affatto male, mi piaceva un sacco.
colore che useremo da qui, già potete capire. Ok ragazzi, adesso sono nel reparto estetica, c'è il privé e qui faremo anche le unghie. Nel frattempo sto aspettando Dolan che verrà a tagliare i capelli, abbiamo già fatto il colore ma non posso vedere ancora il risultato perché ovviamente sono bagnati, quindi vedrete tra poco, vedremo. E adesso appunto faccio finalmente il semi permanente ragazzi, perché le mie unghie sono veramente, cioè, imbarazzanti a dir poco. Spero riusciate a sentirmi questa mascherina. E il colore che uso è sempre questo di OPI, che è il Bubble Bath, che è un colore nude bellissimo. Fatto ragazzi, eccole le unghiette come piacciono a me, super naturali, nude, bellissime. Le abbiamo anche accorciate un pochino perché erano veramente troppo lunghe. Super contenta. E questo ragazzi è il risultato finale, li ho tagliati tantissimo, li ho tagliati veramente tanto. Adesso ovviamente sono un po' piegati, sono un po' ondulati, quindi sembrano un pochino più corti rispetto a quello che sono in realtà. Però sono molto contenta di aver tolto via tutte quelle brutte punte che poi a me ricrescono super in fretta, ma in realtà, cioè, a me questa lunghezza piace ragazzi, che cosa ne dite? E appunto ho voluto fare le punte di questo rosa pastello molto tenue, molto chiaro, perché non mi piacevano fucsia, non le volevo troppo forti, però così secondo me sono super, mi piacciono tantissimo. Sono curiosa di vedere che cosa vi scriverete, se vi piaceranno. E basta. Wow ragazzi, finalmente! Cin. Eccomi ragazzi, sono stata a fare aperitivo con un'amica e scusatemi se non ho registrato tantissimo, ma appunto lo sapete, sono sempre che chiacchiero e non le rivedo, non le vedo da tanto, e quindi scusatemi se non ho preso la videocamera in mano, se non per il cin cin. Adesso sto andando da Sephora ragazzi, perché voglio prendere il regalo per Demelza per il suo compleanno, che è un giorno prima del mio in realtà, ma visto che qui da noi c'è Sephora e in Olanda no, e visto che so che c'è una cosa che le piace, che mi ha chiesto di prenderla, e io farò finta di non averla trovata, cioè lei voleva che io gliela comprassi e poi voleva tornarmi i soldi, no? E io farò finta, sperando di trovarla, farò finta di non averla trovata e poi la riceverà per il suo compleanno. E visto che non capisce l'italiano è perfetto, perché anche se vede questo video non capisce, quindi top. E eccoci qua, siamo arrivati a Sephora. Eccoci. E vai ragazzi, l'ho trovata, non vi faccio vedere di che cosa si tratta perché poi lei vede il video e capisce, anche se non parla l'italiano, però capisce se vi faccio vedere cosa le prendo. Però l'ho trovata e sono molto contenta, mi farò fare anche il pacchetto regalo. Eccomi qua ragazzi, come potete vedere è passato un bel po' di tempo, cioè un bel po' di ore, però io ho passato una bellissima serata, mi sono vista prima con un'amica, sto approfittando per vedere un po' tutti gli amici veramente prima di ripartire. E devo dire che sto riuscendo ad incontrare tutti. E poi sono stata invece da mia mamma, e invece poi domani vedo di nuovo mio papà, quindi sono molto contenta. Adesso ragazzi, sto ancora, cioè mi devo veramente ancora abituare al mio nuovo taglio, e quando li farò ancora più mossi poi avrò ancora più volume. Sono molto contenta perché finalmente non ho più quelle punte rovinatissime, e a me, come sapete, crescono molto in fretta i capelli, quindi sono molto felice di avere finalmente delle punte belle, sane, in modo da poterli far ricrescere. L'illuminazione qui è un casino ragazzi, scusatemi. Comunque facciamo un po' di skincare. Volevo farvi vedere le cosine che mi sono portata. Come crema occhi uso questa della Herborist, e c'è scritto anche, penso sia giapponese, non sono sicura. Eccolo, così riuscite a vederlo. Appunto il brand è Herborist. Non so se le scritte siano in giapponese o, penso di sì, ma correggetemi se ne sapete assolutamente più di me nei commenti. E si chiama appunto Time Reverse.
non è particolarmente idratante. Come sapete, preferisco rigorosamente le creme, quelle in pot, tipo in vasetto, che sono più dense, e questa è un pochino più liquidina, però è molto molto comoda da portare con me quando viaggio, perché è piccolina e non c'è il pot pesante in vetro eccetera. Quando viaggio cerco sempre di minimizzare il peso in tutti i modi, più che altro perché se viaggio sola non mi va ovviamente di portarmi dietro roba pesantissima, specialmente quando devo fare comunque anche Trieste, cioè Venezia, Trieste, poi Milano, e così appunto viaggio più leggera ed è più comodo, quindi cerco di risparmiare peso, cioè di prendere cosine meno pesanti possibili anche per quanto riguarda la skincare in realtà, e quindi ho portato appunto questa. Infatti anche come crema viso ho dei campioncini. E questo è un fluido anti imperfezioni contro brufoli, quindi per pelli tendenti a imperfezioni, acne eccetera, e lo trovo fantastico, ne ho migliaia di questi campioncini, li adoro. Anche questa è parecchio liquida, ma mi piace perché è super 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 leggera, ma idrata bene la pelle, ovviamente applicata sul viso. Aggiungo ancora un po' e la applichiamo anche su collo, décolleté e dietro l'orecchia. In realtà avrei dovuto applicare prima il siero e poi la crema, ma lo applicheremo adesso. Questo è Rose Divine di Hello Body ed è un siero contro i brufoli. Ve ne parlo molto molto spesso e non è assolutamente sponsorizzata questa, nessuna parte del video in realtà, non solo questa, ma vado ad applicarlo principalmente dove mi compaiono solitamente i brufoletti, cioè in questa zona qua, cioè non ne ho in realtà in questo momento, ho soltanto magari discolorazioni da brufoletti precedenti, perché come sapete la pelle è super chiara, quindi quando ho brufoletti e cose del genere si vedono più a lungo su di me, però in questo momento appunto non ho nessun tipo di brufolo, brufoletto attivo, niente di niente, e lo devo anche a questo prodotto. Si può applicare in realtà anche solo localmente, perché il contagocce è sul brufoletto, ma io vado, abbondo un po' di più e appunto lo spalmo su tutta la zona più problematica. Se ho brufoletti anche sul mento dovuti alla mascherina lo applico appunto anche qui, ma mi succedeva di più quando ero in Italia, devo dire la verità, perché in Olanda, non essendoci mai stato l'obbligo di mettere le mascherine all'esterno, non l'ho sentita tantissima questa cosa da quando sono su appunto dei brufoletti qui in questa zona. E però durante il lockdown sì, quando sono stata in Italia, e tra l'altro in questi giorni, ragazzi, che sono in Italia, avere la mascherina mi sono resa veramente conto che ti rovina completamente tutto il trucco. Cioè io oggi avevo il naso completamente pieno, tipo di, non lo so, crosticine del fondotinta che se n'era andato, anche con il primer migliore al mondo, ragazzi, e qui anche il trucco se n'era completamente andato dopo poco, perché sudi, più l'umidità, più appunto il respiro eccetera, e ovviamente si vede tutto il trucco rovinato. Quindi poi vabbè, tanto ho coperto la mascherina, quindi chi se ne frega. Comunque abbiamo finito la skincare, ragazzi, vi prego ditemi che non ho i capelli troppo corti, perché a volte mi sembrano un pochino corti e mi sto pentendo, però poi vedo le punte talmente sane e sono felice, e quindi sì, voglio aspettare, sono contenta di, cioè sono curiosa di sapere che cosa vi direte, se vi piacciono oppure no. Io sono molto contenta, ragazzi, non ce la facevo più di vedere quelle punte rovinate o scene, adesso posso farli di nuovo ricrescere, però stavolta standoci attenta. Ok, mia family, come potete vedere sono già nel lettuccio, caldo, 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 anche se qui devo dire che in confronto all'Olanda non fa per niente freddo. Comunque, mia family, appunto, scusatemi, come al solito, se questi vlog quando sono in viaggio sono completamente sconclusionati, che mi dispiace, però visto che a volte vi dite che vi piacciono, anche se i vlog sono sconclusionati, allora io spero sempre, appunto, che il video vi piaccia. Comunque, ragazzi, ho delle ottime notizie che forse saranno un po' bitter, sweet, un po', cioè buone notizie però forse un pochino tristi tra virgolette, perché non vedremo più casa mia, la mia casetta qui, che comunque è casa mia, cioè ci tengo a specificare, che molti mi dite che vi siete affezionati, vi ringrazio, questa è casa mia acquistata, mia a tutti gli effetti, e, però non ci torneremo per, ragazzi, almeno 1/probabilmente 3 anni, perché l'ho affittata. E tra poco, appunto, subentreranno
Ma la cosa più figa, ragazzi, cioè la cosa più assurda, è che io ho affittato casa mia ad un olandese. Cioè, ma secondo voi, quali sono le possibilità che io da qua mi trasferisca in Olanda e che poi io dia in affitto casa mia ad un olandese? Cioè, in realtà, belga fiammingo, quindi della parte del Belgio in cui si parla il neerlandese, ok? Che però sempre olandese è, possono dire quello che voglio. Comunque, appunto, abbiamo parlato un po' in olandese, ho sfoggiato un po' il mio olandese, il minimo, proprio poi subito all'inglese. Però mi è... scusate che mi continuo a sistemare i capelli, sto continuando a guardare il taglio eccetera, che non sono abituata. In realtà così li avevo fatti l'anno scorso, così corti in realtà, però appunto devo riabituarmi. E appunto, ma quali sono le possibilità che io abbia trovato veramente un olandese per come affittuario, cioè veramente. Quindi, e appunto, il contratto sarà di 3 anni, però possono andarsene da un anno se vogliono, senza penale, perché appunto non sa, boh, vabbè, queste sono questioni tecniche, però ragazzi, probabilmente, anzi sicuramente, per un anno non vedremo più la mia casetta, ma molto probabilmente sarà più di un anno. Quindi un po' strano per me non poter tornare, non, appunto, non rivedere la mia casetta, però Sono felice di essere riuscita ad organizzare questo mega trasloco in Olanda e a stare lì, un posto che mi è mancato per 5 anni, e, però appunto è un po' strano, no? Pensare che adesso sono lì e qui ci sarà qualcun altro e io ho la mia nuova casetta lì, che tra l'altro sto pensando di acquistare anche in Olanda, quindi anche qui mi dovrete aiutare, ma... Ne passerà un po', per adesso non voglio più traslocare, per un po', però sì ragazzi, appunto, ottime notizie, però anche un po' strano pensare che quando tornerò in Italia non potrò più tornare qui, vabbè che comunque posso andare dai miei genitori ovviamente, sia casa di mia mamma che casa di mio papà o dei miei amici eccetera, però appunto non più qui ragazzi, quindi non vedremo per un po' la mia casetta. Ah, e poi un'altra cosa volevo menzionare, ok? Non so come dirle queste cose, perché è sempre difficile per me affrontare argomenti che non è un argomento in realtà nello specifico, però, visto che a me molto spesso parlo in linea generale, non menziono nessuno, non sto parlando di nessuno, youtuber in particolare, ok? Mi succede molto spesso che mi arrivino dei messaggi che dicono, e io questa cosa l'ho ripetuta negli anni centinaia di volte e continuerò a ripetere all'infinito, mi arrivano spesso dei messaggi in cui mi dite, a volte in malo modo mi viene detto, a volte siete proprio voi membri della mia family che mi dite, Nicole, questo youtuber tizio Caio Pinco Pallino, questa youtuber tizia Caia Sempronia ti scrive, no, ti menziona nei tuoi video, fa frecciatine, oppure che ne so, dice che non le piace seguirti. Allora, il 90% delle volte non so neanche chi siano queste persone che mi menzionano nei loro video o che hanno qualcosa da dire, perché io non so chi siano, ok? Quindi... se mi dite, Nicole, vatti a vedere sta roba perché parlano male, parlano, dicono, fanno, lanciano, frecciatine cattive, io, uno, non apro il video perché non mi interessa, cioè ho tante cose da fare belle nella mia vita che non mi metto ad andare a mettermi in queste negatività, queste cose che proprio non mi interessa, numero uno. Numero due, appunto, io queste cose non me le guardo, quindi numero uno, quindi non me le mandate, anche se so che l'ho fatto in buona fede, ma io proprio non sono interessata a gossip e a... più che gossip, non sono interessata a tossicità, a cose negative, a lanciare, cioè io voglio concentrarmi sulle cose positive, sul mio canale, farvi condividere la mia vita e appunto lanciare bei messaggi, ok, sul mio canale. Quindi, e altra cosa, se mi dite queste cose, io non solo non vado a vedermi il video o i post o le robe in questione, ok? Perché da 11 anni che sto su YouTube, da 11 anni che la gente ci prova, ma con me non attaccherà mai. Oltretutto non vado mai a fare queste robe che mi metterei mai a rispondere io nei video, ok? E vi ripeto, non sto parlando di nessuno in particolare, tant'è che molto spesso mi sto riferendo proprio a persone che io, youtuber e robe che io non so manco chi siano, fino a quando voi venite a dirmi, a volte in massa, Nicole questo dice che è quello di... ok? Quindi io vedo sto nome e cognome e dico, boh,
Se non sapevo chi fosse, adesso so chi è perché me l'avete detto voi, però ho capito che questa persona non mi interesserà mai frequentarla perché non frequento a priori chi parla male dei colleghi nei video, ok? E appunto mi sto riferendo soprattutto a persone che io non conosco, ok? Ma anche a persone che conosco. Ma in ogni caso, se voi mi venite a dire: Nicole, questo parla di te, tu devi, questo dice che, allora io non mi metto a fare queste cose. Se non ho niente di bello da dire, non dico niente. Piuttosto sono cresciuta con quest'idea. Come vi avevo già detto, non mi metterò mai a fare queste cose, perché è pur vero che fai tante visualizzazioni, però secondo me ne perdi di credibilità e soprattutto ne perdi di energia, perché io non ho voglia di mettermi a fare queste cose. Ho tante cose belle che stanno succedendo nella mia vita, quindi proprio non attaccherà mai con me, con me non è mai funzionata sta cosa neanche a scuola, ok? Quando ci provavano a dire: guarda che quella ha detto questo e quella, cioè, non mi interessa, cioè, nel senso, non mi metto in queste cose, a meno che uno non venga da me a parlarmi direttamente, poi lì io nel privato parlo direttamente. Non trovo il senso, perché il mio canale è un canale di make up, è un canale di beauty, ma è anche un canale di lifestyle, ma non è un canale di tossicità, negatività, roba del genere, ok? Quindi questo è solo perché oggi, in particolare oggi, mi sono arrivate diversi youtuber, diverse robe anche su Instagram, e quindi non ve lo dico proprio per farvi sapere che non sono una persona interessata proprio a queste cose, ok? Quindi non aspettatevi proprio mai, perché io vedo queste cose e dico: ok, ennesimo, chiudo e ciao. Cioè, per me, se devo dirla tutta, sto parlando soprattutto adesso di persone che non conosco, che spesso magari hanno meno iscrizioni di me, eccetera, che magari cercano in qualche modo di avere un appiglio per poter scatenare una polemica, perché c'è chi lo fa, eh? Cioè, è anche una tecnica un po' che alcuni usano per crescere, quella di attaccarsi a vicenda, perché alla gente, lo sapete, piace il dramma, piacciono le lacrime, piacciono le arrabbiature, e io me ne rendo conto, e quindi questo è anche un modo che si usa, però non ho avuto bisogno, non lo so, non mi interessa, e apprezzo moltissimo i colleghi e le colleghe che appunto non fanno queste cose qui. E quindi, mia family, questo è quanto, e appunto ci tengo a precisare: non stavo parlando di una persona in particolare, ok? Quindi, perché poi un'altra cosa che a me non piace è che vengano fatti nomi sotto i miei video e che si venga a parlare male degli altri, indipendentemente da quello che può essere successo a me nella mia vita privata con determinate persone. Però, siccome sono tutti rapporti veri, alcune cose è anche giusto che rimangano private, proprio perché sono rapporti privati, quindi niente, solo questo volevo dire. Però proprio in linea generale, se mi dite questo, quell'altro, io non calcolo mai queste cose, ok? Quindi, mia family, questo è quanto per oggi. Io rimango ancora domani qui a Trieste, ma in realtà voi questo video lo vedrete lunedì. Io oggi sto filmando straordinariamente di sabato, questo video lo vedrete lunedì. E voi, quando vedrete questo video, io sarò a Milano come una trottola, perché ho mille cose da fare, tra cui, ragazzi, un meeting importantissimo, ma comunque filmerò. Però non durante il meeting, non potrò, però filmerò. Quindi mi accompagnerete anche a Milano. E niente, mia famiglia, io vi mando un bacio grandissimo. Spero che questo video sia stato lungo abbastanza. Spero che, se non è almeno di 30 minuti, so che non è abbastanza per voi. Comunque, un bacio grandissimo. Venite qua che vi abbraccio forte, forte, fortissimissimissimissimo. E noi ci vediamo domani 17:30 con un nuovo video. Ciao!